esempio, così ci capiamo subito. 1932, Germania. Elezioni in luglio, non si producono, si produce un Reichstag nel quale non è possibile, dal quale non è possibile estrarre delle maggioranze. Maggioranze negative, cioè qualunque governo si formi avrà sempre contro di sé le ali estreme, nazisti e comunisti, i quali però non si possono mettere insieme a fare loro un governo d'unità nazionale. Quindi non si forma il governo, si scioglie quel Parlamento, la Costituzione ex articolo di Weimar, ex articolo 25, obbliga a far sì che entro 60 giorni dallo scioglimento vengano indette, che si celebrino nuove elezioni entro 60 giorni dallo scioglimento della Camera. Novembre, nuove elezioni, non si forma una maggioranza, stessa situazione. A quel punto abbiamo un vecchissimo presidente della Repubblica, Hindenburg, che sulla base di alcuni consigli che gli giungono anche alle orecchie in modo indiretto, uno di questi era Carl Schmitt, diceva: prendi tempo, aspetta, viola la Costituzione ex articolo 25, non correre a fare le elezioni, aspetta che la situazione si decanti un po'. E dall'altra parte c'è i nazisti che dicono: se t'azzardi a fare una cosa del genere ti deferiamo alla Corte Costituzionale per alto tradimento, perché tu devi fare questa cosa. Poi ci sono i cattolici, il leader del centro, che dice: la Costituzione va rispettata, poche storie. E poi ci sono i poteri forti, quelli veri, che hanno Hugenburg e i suoi, che hanno una gran voglia di mandare Hitler al governo, come sempre, no? Per neutralizzarlo. Ci mettiamo Hitler e ci mettiamo intorno a lui i nostri uomini. Neutralizzare Hitler non è una cosa semplice. E allora che cosa succede? Succede che Hindenburg dà il cancellierato a Hitler, dicendo: occhio Hitler, devi fare le elezioni entro 60 giorni. E Hitler ben volentieri si prende il cancellierato il 30 di gennaio, o il 31 forse, e entro 60 giorni, cioè per la precisione l'8 marzo, fa le elezioni. Tutto regolare. Sì. Cioè, tutto regolare. Peccato che il rispetto della legalità, in questo caso della lettera, diciamo, della Costituzione, abbia coinciso con la distruzione dell'essenza della Costituzione. L'essenza della Costituzione era: la Germania è una repubblica democratica fondata su un equilibrio fra le forze liberali borghesi e le forze socialiste socialdemocratiche. Questa era l'essenza della Repubblica di Weimar. Se tu mandi al governo Hitler, che non era né liberal borghese né socialdemocratico, non gliene importava niente dell'equilibrio di niente, che era un estremista per vocazione, tu hai fatto qualche cosa che è sostanzialmente tradimento della Costituzione, della sua legittimità. Allora, uno dice: non si poteva fare diversamente. Certo, non si poteva, perché la Costituzione materiale, cioè i poteri forti, volevano quello, sbagliandosi mostruosamente, ma comunque volevano quello. No, volevano un estremista con l'idea, dice: no, ma lo neutralizziamo. Non si poteva fare diversamente.
Schmitt, che non era un fior di democratico, però in quel momento non era nazista, diceva: beh, aspetta, non dare il cancellierato a questo qui, aspetta, tienti il cancelliere decaduto, cioè Schleicher, di cui invece Schmitt era amico, tientelo così. Dice: ma non si può, quelli mi mandano sotto processo. Beh, allora, se non hai, è chiaro che il sistema era già marcio, e non era marcio per la disonestà di qualcuno, era marcio perché quella Costituzione era piena di buoni sentimenti, ma non era capace di fronteggiare un'emergenza storica, e perché molti in Germania a quel punto preferivano un ordine qualsiasi al disordine, che effettivamente era piuttosto, come dire, elevato, cioè c'era una specie di guerra civile per le strade, ecco, più una disoccupazione spaventosa, insomma. E comunque molti erano disposti a passare da una repubblica democratica a una repubblica poco democratica, autoritaria. Naturalmente nessuno aveva inquadrato bene chi era lo strumento di questo eventuale passaggio, no? Che, vabbè.